Buonasera e ben trovati, nuova puntata di Mondo Amaranto, ormai quasi al termine della stagione, il calcio femminile Amaranto che ha avuto la soddisfazione, il premio di poter giocare allo stadio comunale la sua ultima partita casalinga e ha onorato al massimo questo impegno nonostante avesse già ottenuto non solo la qualificazione, chiamiamola così, per la Serie B nazionale del prossimo campionato, ma anche la certezza matematica della seconda posizione. È andata a vincere 5-0, non era scontato, con la Novese che invece aveva l'obiettivo comunque di poter recuperare verso la portare a casa la terza posizione. Poi in questo weekend abbiamo seguito anche la partita per quanto riguarda il calcio giovanile Amaranto dell'Under 17 di Beppe Forasassi, partita giocata allo stadio delle Fonti di Monte San Savino, playoff di andata contro il Pordenone che purtroppo ha vinto a valanga 4-0, rendendo quasi inutile la gara di ritorno che comunque l'Arezzo, come sentiremo più tardi nell'intervista di mister Forasassi, onorerà l'impegno. Poi questa sera abbiamo gli esordienti B provinciali, ma partiamo dall'Etra Fiorini. Buonasera, bentornata per l'Arezzo Calcio Femminile. Poi abbiamo Simone Tedeschi, che è l'allenatore degli esordienti B 2007 dell'Arezzo, che ritroviamo con piacere. Buonasera, questa sera ci hai portato altri tuoi baby calciatori che dopo verremo a conoscere, ho già scambiato con loro qualche parola, li sento già molto preparati e quindi andremo a sentire tra poco cosa avranno da dirci. Adesso, Elettra, prima di vedere il lungo filmato con la doppia telecronaca questa settimana, perché Riccardo Buffetti è bravo e l'abbiamo visto, ma dobbiamo fare tanti complimenti a Gio Casula che ha fatto il commento tecnico, perché è infortunata, che è stata molto brava. Quindi sì, lei queste cose poi le piacciono. Ah, le piacciono? Sì, quindi sì, le piacciono molto. Lei l'anno scorso la chiamavano la nostra velina, effettivamente. Ah, sì? Allora, che emozione è stata per le ragazze giocare allo stadio comunale? È stata un'emozione grande. Dopo un primo momento diciamo di spaesamento, perché non è semplice giocare in un campo del genere, il fatto di non avere magari le reti proprio al lato del campo, anche come è delimitato, fa effetto. Ero su nella tribuna stampa e pensavo, chissà queste ragazze come si sentono oggi, come perdono un po' i punti di riferimento. Però devo essere sincera, hanno giocato una partita veramente molto bella e penso che questo 5-0 sia stato anche avvalorato un po' dalla voglia che avevano di onorare quel campo che stavano calcando in quel momento. Insomma, si sono trovati a loro agio, perché insomma, di gol ne sono arrivati 5. Vediamo i gol e poi l'intervista ad alcune delle protagoniste, oltre all'allenatore Marx Lorenzini, ad alcune giocatrici di Riccardo Buffetti. Un sogno iniziato a settembre e compiuto a maggio, segno che a volte essi si avverano. Il prossimo anno Arezzo Calcio Femminile giocherà ufficialmente nel nuovissimo campionato professionistico di Serie B. Ma prima dei meritatissimi festeggiamenti ci sono ancora due gare di campionato da giocare. Quest'oggi, nella splendida cornice del comunale città di Arezzo, va in scena la 29esima giornata del campionato nazionale di Serie B, l'ultima gara davanti ai tifosi aretini dell'anno. Per Arezzo Calcio Femminile affronterà quest'oggi la Novese. Andata a finire 3-0 per l'Arezzo con una tripletta di carta. Siamo allo stadio sogno di ogni arettino, sentite gli applausi. Tanta gente è accorsa quest'oggi per assistere alla festa delle ragazze Amaranto. Verdi apre sulla destra per carta. Attenzione a carta, stop a seguire, carta, il destro di carta e di Fiore, scusate. Il gol di carta che arriva al 37esimo. 1-0 di carta, il cross è arrivato al centro e poi carta face face ha trovato il gol che ha sbloccato l'incontro. Sì, è stata bravissima a scavalcare la difesa la Verdi, ha visto Mencucci libera sulla destra che si è inserita bene e ha servito, è stata molto generosa perché non so quanti da quella posizione, perché si era defilata ma molto vicina alla porta. È stata bravissima a servire carta sola sola al centro, che ha solo dovuto poggiare la palla in porta. Baracchi, il tocco per Di Fiore. Di Fiore palla sul destro, il tocco per Razzolini, poteva provare anche una conclusione da quella posizione, ma tanto bravissima Razzolini, il destro di Razzolini, 2-0 di Razzolini, 16esimo gol stagionale per Costanza Razzolini.
ed è 2-0 dell'Arezzo. Bravissima qui Costanza a crederci su una palla persa, va a riconquistarla dentro l'aria, apre bene il piattone e la infila sul secondo palo. Bravissima. Dato il lancio per Di Fiore, Di Fiore, Di Fiore va sulla sinistra, Di Fiore il gol, il gol di Di Fiore, 3-0. 3-0 dell'Arezzo con Di Fiore che segna il suo 13° gol stagionale. Si libera benissimo con il lancio dalle retrovie e segna il gol del 3-0 che chiude virtualmente la gara. Benissimo, bravissima Teci a trovare l'imbucata giusta coi tempi giusti per una Di Fiore che si inserisce perfettamente, salta il portiere e appoggia in porta. Un'azione da cineteca, segnano tutte e tre l'attaccante, è una grande festa, bravissime. Razzolini, va sul destro. Il cross al centro per Carta! Che gol di Carta! 4-0 dell'Arezzo, doppietta per Carta, un gol straordinario quello di Isabella Carta, che sporta sul 4-0. Sì, bravissima Razzolini a pescare Carta in aria, bravissima, è stata veramente brava Razzolini, Carta, splendido gesto tecnico, arriva in corsa al volo. Qui forse c'è da dire che il portiere della Novese poteva fare sicuramente meglio perché le passa sotto le gambe. Di Fiore si invola verso la porta, Di Fiore, dalla su destra Di Fiore! 5-0! Di Fiore, doppietta personale, 14° gol e 5-0, rischietto alla bocca, triplice fischio. Dunque siamo arrivati al termine della nostra avventura con il calcio femminile per questa stagione. Sono 3 anni che insieme a Arezzo TV seguiamo le imprese di queste ragazze della società di Arezzo Calcio Femminile e credo che mai come quest'anno siamo rimasti tutti uniti e coesi per questi colori, anche nei momenti di difficoltà, perché è questo che i tifosi fanno. Con l'augurio di ritrovarsi insieme anche il prossimo anno, un saluto da Riccardo Buffetti, ringrazio Giorgia Casula. Grazie a te, al prossimo anno allora. Mister Lorenzini, quest'oggi è arrivata una vittoria 5-0 contro la Novese nello Stadio dei Sogni, nella città di Arezzo, il comunale. Ti aspettavi una gara del genere e che impressione hai avuta di questo stadio? Beh, è il giusto regalo per queste ragazze che hanno condotto una stagione di primissimo livello. Erano un po' emozionate all'inizio, poi dopo col passare dei minuti sono sciolte, hanno dato vita anche secondo me a delle ottime trame di gioco, dei bellissimi gol. Quindi niente, è stata una giornata bellissima. Speravo fosse così, è arrivata così e quindi sono felicissimo per me, chiaramente, ma molto molto felice per le ragazze. Ho visto anche un grande pubblico negli spalti, segno che Arezzo Calcio Femminile è arrivata alla gente di Arezzo. Sì, era proprio quello il messaggio che volevamo dare, far appassionare le persone di Arezzo al calcio femminile. Penso che oggi abbiamo avuto la dimostrazione che tutto ciò è avvenuto, insieme poi alla grande soddisfazione che c'è stata ieri della salvezza dell'Arezzo, per cui insomma una grande giornata di festa. Ecco, è stato il saluto poi a fine gara da parte delle ragazze al pubblico, qual è stato secondo te da allenatore l'elemento in più che ha fatto scaturire l'Arezzo questa grandissima reazione dopo un periodo difficile che ha avuto anche nel primo arco di campionato? Sì, io credo l'unione dello spogliatoio, questa voglia comunque di primeggiare. E è stato quello che poi ci ha fatto superare dei momenti critici, andare avanti, stare serene, tranquille, lavorare e poi i risultati sono venuti e anche insomma al di sopra di quelle che erano le più rosee aspettative. Ultima domanda, domanda difficile, mister Lorenzini, il prossimo anno dove si vedrà? Dove si vedrà? Intanto ci riposiamo e poi dopo avremo modo comunque di parlarne con la presidente. Io sono felicissimo, sono stato felicissimo quest'anno di intraprendere questa avventura. È andata bene, sono soddisfatto, quindi se la società vorrà non ci sarà nessun problema, insomma. Siamo con Carlotta Moscia e Costanza Razzolini, partiamo prima da Moscia. Allora, quest'oggi ha vittoria 5-0 contro Novese nello Stadio dei Sogni di ogni aretino. Per te che vieni da fuori, come hai visto quest'oggi questa partita, il pubblico anche presente? Pur venendo da Torino è comunque stato molto emozionante perché qua ad Arezzo sono in grado di coinvolgerti a pieno e farti sentire parte integrante di questa grande famiglia, quindi mi sono sentita un po' aretina anch'io nonostante venga da
Molto, molto lontano. Oggi, parlando della partita, ti abbiamo visto in un ruolo inedito, difensore centrale. Com'è nata, diciamo, la storia di inserirti oggi in quella posizione di campo? È già un paio di partite che gioco in quella posizione per motivi di bisogno, perché c'è un po' di carenza, un po' di infortuni come ci sono tutti gli anni. E io cerco di mettermi sempre a disposizione della squadra dove c'è bisogno. Andiamo un po' alla partita, nel 5-0 c'è anche la tua firma, il tuo gol, standing ovation alla fine, che emozione è stata? Beh, una bella emozione, io sono un po', diciamo, un po' timida, se così si può dire, quindi non sono abituata a questo tipo di festeggiamenti, per esempio una standing ovation. Ho cercato di ringraziare a modo mio, spero nessuno se la sia presa, molto felice, molto contenta, pubblico fantastico, è stata una bella partita e una bella emozione. Come valuti la tua stagione quest'anno ad Arezzo? Prima stagione, poi è stato tanti gol, un infortunio che ti ha un po' rallentato, ma poi ti abbiamo rivisto ripartire davvero alla grande. No, è stata una stagione sicuramente bellissima, purtroppo l'infortunio mi ha tenuto fuori un paio di mesi, ho saldato 4 partite, quindi mi dispiace, ma anche se sì, di gol ne ho fatti 15-16, quindi va bene, però ne abbiamo fatti tanti anche con Di Fiore, Carta, quindi va benissimo così, anche se non segno, andava bene lo stesso, l'importante era vincere. Ah, siamo con Alice Antonelli, estremo difensore dell'Arezzo Calcio Femminile, quest'oggi il saluto al pubblico, al Comune di Città di Arezzo dopo una grande vittoria. Sì, è stata una bella vittoria, è iniziata una partita un po' complicata perché il caldo, un po' l'emozione, però siamo riusciti a sbloccarci, abbiamo fatto una bella partita per il pubblico, insomma, un po' è un bel regalo anche per noi e per loro. Abbiamo visto autrice di un gran campionato, anche di grandi parate, forse la migliore in rigore parato contro il Torino, che poi ha dato la scossa a tutta la squadra. Sì, e quello è stato un po' la miglior parata, insomma, dell'annata, anche perché proprio eravamo sotto di un gol, andare sotto di due, poi da lì è partita la rimonta e poi la vittoria. Poi da lì abbiamo fatto un buon campionato. Allora, abbiamo visto prima della pausa anche stavolta dei gol di pregevole fattura, sia quello di Cazzolini, Carta, Di Fiore, insomma, si sono trovati a suo agio. Poi diciamo che i gol potevano anche essere di più, perché c'era la traversa sì della Novese, ma c'era anche quella dell'Arezzo, quindi poteva ancora essere più ampio il risultato. Sì, sicuramente. È stata una partita che sotto certi aspetti mi ha sorpreso, devo essere sincera. E pensavo che la Novese sarebbe arrivata ad Arezzo con un piglio diverso, una grinta maggiore, sinceramente sì. Anche perché mi è anche venuto da pensare a questo punto che forse per tutta una serie di vicende, magari anche societarie, il fatto di qualificarsi per questa Serie B a girone unico, allora forse non era proprio quello, non era proprio il centro dei loro interessi, ecco. Sinceramente la Novese è stata una squadra che mi ha sorpreso in negativo, sia anche all'andata, perché siamo arrivati a giocare a Novi Ligure a dicembre, era la partita subito prima dello stop natalizio, il 23 dicembre, un sabato, figurati, e pensavamo di trovare molto filo da torcere da parte di queste ragazze, che comunque erano osannate in tutto il Nord Italia. In realtà abbiamo trovato una squadra assolutamente alla nostra portata anche all'andata, tant'è vero che il risultato fu 3-0 per l'Arezzo, insomma comunque un risultato molto netto anche in quell'occasione, e che si è ripetuto evidentemente adesso alla fine del campionato. Le ragazze sono sicuramente state brave, perché è facile magari in questa situazione in cui hai già tutto, hai già ottenuto tutto quello che potevi ottenere, no? Mollare un po' la presa, lasciarsi magari fregare dalla tentazione di adagiarsi un po' sugli allori, invece hanno capito esattamente quello che era lo spirito della giornata, cioè fare festa, ma fare festa ovviamente con una motivazione, e giocare allo stadio esigeva assolutamente una vittoria. Pubblico come ha risposto? Il pubblico ha risposto molto bene, c'erano un sacco di persone nuove che non erano mai venute a vederci, quindi sono rimasta molto contenta di questa iniziativa che abbiamo fatto. Ringrazio anche l'Arezzo che ci ha permesso di poter giocare, ha fatto sì che tutto filasse liscio, quindi burocrazia. L'SS Arezzo, perché eravate a cavallo. Eravamo a cavallo. E dalla mezzanotte. No, devo essere sincera, ci hanno accolto veramente
ci hanno accolto a braccia aperte, ecco. E anche Orgoglio Amaranto ci ha spalleggiato tanto affinché fosse possibile, insomma, la realizzazione di questo sogno delle ragazze. Ora c'è l'ultima giornata in trasferta. Sì, l'ultima giornata a Genova, amicizia Lagaccio, era già finita 4-0 mi pare all'andata in casa, quindi dovrebbe essere una partita alla nostra portata. Le ragazze comunque sanno che se la devono giocare fino all'ultimo perché insomma far bene... Fa bene, sì. È importante ed è importante anche quando l'obiettivo è già in tasca, più che altro per loro, anche perché poi comunque le aspetterà un periodo in cui non staranno ferme, c'è un quadrangolare con Orgoglio Amaranto che è stato organizzato. Quando? Il 20 di maggio, questa è una notizia in anteprima, ora forse non so se Duccio Borselli mi ammazza. Vabbè, ci parliamo noi, dimmi, il 20 maggio... Giocano anche i giornalisti. Anche i giornalisti, che già hanno avuto a che fare con le donne l'anno scorso. Non andò tanto bene, mi sembra. No, invece i giornalisti vinsero. Quest'anno però si sono cambiati i nomi, quindi non so quanto questa cosa possa portare. No, soprattutto sono cambiati i nomi, che c'è Razzolini, Carta, se questo è il problema, che... fanno come in campionato. Ci saranno sicuramente ancora avranno ancora degli impegni queste ragazze, non le lasciamo e continueranno ad allenarsi fino a che sarà possibile, anche perché l'ingresso in questa Serie B nazionale mescola un po' le carte in tavola, quindi c'è questo passaggio alla FIGC, la LND non è molto contenta di questo passaggio, di perdere la Serie A e la Serie B, quindi ci saranno sicuramente degli incontri a livello federale da fare e anche da capire quando inizierà poi il campionato, perché c'è addirittura chi parla del 20 d'agosto, insomma. Quindi presto. Un inizio molto precoce quest'anno. Ecco, se fosse la Lega Professionisti, che cosa cambierà a livello anche vostro organizzativo? A livello organizzativo cambierà a prescindere, perché comunque sia è un campionato che magari a livello di costi non sarà poi così differente, e anzi forse potremmo anche pensare ad un aiuto da parte della federazione proprio in virtù del fatto che si cerca di portare avanti questo progetto di legittimazione del calcio femminile. Sicuramente sarà uno di quei campionati molto molto combattuti, perché a questo punto ci ritroveremo, sarà come giocare tutti i giorni con la Lavagnese, la Novese, il Florenzia, insomma sarà un campionato molto combattuto, e quindi di conseguenza ci saranno da prendere le misure sia a livello tecnico che poi anche a livello organizzativo, perché magari non sarà più pensabile poter fare trasferte anche molto lunghe in una giornata sola. Ci sarà sicuramente da mettere un po' i puntini sulle i e cercare di organizzare tutto al meglio, però questo non ci spaventa, devo essere sincera. E poi penso ci saranno dei dialoghi anche con la SS Arezzo, sicuramente ci saranno. Bene, poi magari la prossima settimana, che sarà poi finito, entreremo magari in merito, nel dettaglio. Anche, magari sapremo qualcosa di più. Allora, adesso parliamo un attimo con Simone Tedeschi e con i suoi calciatori, allenatore degli esordienti B 2007 dell'Arezzo. Allora, vi avevamo lasciato qualche mese fa, campionato provinciale, come sta proseguendo, finendo ormai, è finito? Diciamo che sì, è finito, abbiamo fatto l'ultima partita appunto lunedì col Pieval Toppo, e niente, abbiamo chiuso in bellezza, insomma, avendo vinto per 3-0, abbiamo vinto tutti e tre i tempi, e niente, dall'inizio di settembre a ora, che è alla fine di questo campionato, i bambini sono cresciuti moltissimo, secondo me, non solo sul piano tecnico, diciamo calcistico, ma proprio appunto come squadra. È un gruppo molto affiatato, dove partecipano assiduamente, diciamo, agli allenamenti, anche perché sono consapevoli comunque della casacca comunque che indossano, diciamo. E invece sotto il punto di vista tecnico abbiamo lavorato molto sul dominio comunque della palla, sul dribbling, sulla finta, che credo che sia una cosa importante, fondamentale per questa fascia d'età allenare. E loro credo che abbiano appreso molto bene e hanno proprio dimostrato durante queste partite, partita dopo partita, di migliorarsi sempre di più.
Giocate a 7 o a 11? Giochiamo, no, giochiamo a 9. Ah no, è preciso, a 9. Giochiamo a 9, ecco. Ma è una novità di quest'anno o sempre stato così? No, è sempre, sempre no, stato no, a 9 sì, sempre. Sì, 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 sì. E quindi poi l'anno prossimo eventualmente poi passeranno a o due tra due anni. Allora, teoricamente forse rigiocheremo a 9. Sì. Rigiocheranno a 9. Sì. Ora guardi, vediamo in che campionati poi verranno iscritti. Per dirti 2006 la prima parte l'hanno fatta a 9 del campionato e la seconda parte invece sono stati iscritti in quella 11. Ora questo non so. Quindi ogni anno c'è da vedere, ecco, diciamo, da vedere la federazione anche che, esatto, sì, anche che stabilisce. Sì. Quindi in questa età si lavora sulle cose che ci hai detto adesso, insomma. Sì, sui principi di tecnica, ecco, principalmente di tecnica individuale, ecco, come ho detto, quale fondamentalmente la cosa principale secondo me è il dribbling, lavorare molto su quello, sul duello, che è una cosa importante, e più vabbè, avere un buon dominio della palla, un buon arresto della palla, lavorare su tutti comunque i principi tecnici, addirittura colpo di testa, qualsiasi cosa che possa ecco, essere, e più anche su anche di principi anche di tecnica applicata, quale lo smarcamento, abbiamo fatto già, ecco, abbiamo iniziato a lavorare con lo smarcamento, con i tempi, insomma, di appunto di trovare il momento giusto per marcarsi e essere veloce, ecco, non tanto quanto con le gambe, ma quanto con la testa, che a volte è più importante delle gambe, insomma. Allora, vieni pure in piedi, ti chiami? Niccolò. Allora, raccontaci intanto questa partita col Pieve al Toppo, tre tempi, tutti vinti? Tutti e tre? Sì, tutti e tre. Abbiamo iniziato il primo tempo dove abbiamo fatto un gol su azione e si è chiuso il primo tempo con noi in vantaggio 1-0. Poi il secondo abbiamo fatto altri due gol sempre su azione, infine abbiamo disputato il terzo tempo, che anche quello abbiamo vinto. Quindi avete fatto fagotto. Senti, questa crescita che diceva il mister, cioè, ti senti cresciuto nelle cose che ha detto, nel controllo, nel dribbling? Sì. Sì. Hanno già un ruolo definito più o meno o ancora, ma diciamo... Teoricamente sì e no, perché comunque è giusto che comunque provi un po' ecco, tu cosa ti senti più portato? Attaccante. Hai fatto parecchi gol quest'anno? Nel primo campionato ne avevo fatti, sì, 13. Sì. Mentre ora è 16. E quindi meglio, sei andato in crescita. Che tipo di attaccante sei? Di rapidità, di quello che fa gol davanti alla porta? Sì. Sì, quello che si fa trovare lì pronto. Bene, grazie. Andiamo da, vieni pure in piedi. Federico. Sei di buon umore? Sì, ma sì, giustamente. Allora, tu invece dove ti senti più portato? Allora, io mi sento più portato difensore terzino, sia destro che sinistro. Non c'è problemi, pur di giocare, vero. Vai. Poi possiamo dire che nella partita contro il Pieve al Toppo abbiamo giocato bene e siamo stati una squadra che abbiamo girato il pallone facendo sì che si poteva fare molti gol. E l'avete fatti, insomma. Ma ogni tanto ti è capitato anche di fare qualche gol da terzino? Sì, sì. Il campionato prima ne avevo fatte uno, però in questo campionato che abbiamo cominciato ora ne ho fatti tre. Bene, quindi anche te sei andato in crescendo. E che cosa tra qualche anno che vorresti indossare questa maglia o vorresti indossare altre maglie? Raccontaci. No. Vorrei indossare sempre questa, sì, perché per me è una squadra molto importante e è la squadra del mio cuore, che ho giocato in una squadra professionistica. E che quindi, insomma, è una cosa importante. Ma l'hai seguita anche la prima squadra? Hai gioito per questa salvezza? Qualche volta sì. Sì, sì. Per la salvezza ho molto gioito, perché nonostante sono contento, perché sia perché gioco io, perché anche per i grandi, per la prima squadra, perché loro potranno avere pure un futuro. Certo, questa, insomma, è la base per tutto. Ma non l'ho mai chiesto a nessuno, voglio sapere, in calcio femminile, hai visto che, sì, che come te ne pare? Ah, mi sembra
una squadra molto forte, molto compatta, si aiutano a vicenda. Quindi insomma faranno strada, eh? Faranno strada. Grazie, grazie, complimenti. Vieni, ti chiami? Mi chiamo Gianluis. Sì. Allora, io di solito gioco nella fascia, sì, o destra o sinistra, sì, soprattutto terzino o esterno di... Quindi sei un po' in concorrenza con lui? Sì, diciamo di sì. Allora, la partita del Pevaltoppo è stata una partita molto bella. Abbiamo lavorato soprattutto sulle fasce e a centrocampo siamo stati molto incisivi. Allora, io mi sento cresciuto. Il mister ha fatto un buon percorso. Quindi lo promuoviamo. Sì, certo. Quindi sei confermato. Confermato. Ecco, è stato molto bravo sia dal punto di vista tecnico e calcistico, sia dal punto di vista educativo. Ci ha fatti lavorare molto su questo punto di vista. E basta. Cioè. Mi dite un po', i vostri genitori durante le partite, li sentite nel senso... Vieni, vieni. La sua? La mamma di Gianluis soprattutto, che è lei quella che mette tutte le bandiere. Ah, le bandiere. Gli striscioni. Sì. Poi quando si segna, che fa? Sempre la mamma di Gianluis. Sempre la mamma di Gianluis. Porta la trombetta. La trombetta. E qualche volta sono. Ma quindi insomma, vi incitano, vi... Sì. Sono i vostri primi tifosi, sì, insomma, quindi si fanno sentire. Beh, quindi insomma, è importante anche i genitori, insomma, sì, che vi portano agli allenamenti, immagino, no? Quindi, ma con la scuola riuscite a... Sì, sì, sì. Poi possiamo dire che il merito del nostro campionato è anche il merito del mister, ecco, che, è stato, vai, che è stato molto bravo. Sono in competizione, no? Quindi devono... vedi, i due terzini devono ritagliarsi un posto. A stare, sì, molto bravo, ed è, possiamo dire che è stato il migliore a farci capire queste cose. Anche un complimento anche te, faglielo però. Sì. Di qualcosa anche te. Sì, è stato molto bravo, ecco, ci ha insegnato molte cose, sia, sia tecniche che calcistiche, e ci ha fatto cambiare molto. Bene, in positivo. Sì. Bene, grazie. Bene, sono, hanno le idee chiare, quindi insomma, promosso dalla squadra. Ti auguriamo ovviamente di... Ora non so quali erano i progetti iniziali, cioè se l'allenatore poi li segue crescendo, se non so qual era il progetto magari di rimanere con la stessa anno, quindi con un ricambio. Insomma. Ma ora tanto vediamo fino a maggio, sì, metà giugno, perché abbiamo cioè, tornei adesso, tanti, no? Tornei, sì. Quindi ancora ecco, pensiamo a quelli, poi alla fine valuterà. Valuterà la, sì, la nuova. Sì, la nuova società. Bene, dopo la pausa invece vi lasciamo con la partita che abbiamo seguito dell'Under 17, allenata da Beppe Forasassi, playoff di andata che si sono giocati allo Stadio delle Fonti di Monte San Savino. Purtroppo c'è stata la sconfitta per 4-0, forse hanno risentito anche emotivamente dell'importanza della partita, perché non hanno giocato certamente la loro miglior gara, dopo che invece avevano chiuso il campionato con 4 vittorie nelle ultime 5 partite. Quindi dopo la pausa vi lasciamo ai gol e all'intervista a mister Forasassi. Grazie a Simone Tedeschi, Elettra Fiorini e ai ragazzi degli esordienti B. Allora, dopo la... Dopo l'impresa della prima squadra dell'Arezzo, un'altra impresa attende questa volta l'Arezzo Under 17 di Beppe Forasassi, che grazie alle ultime vittorie delle ultime giornate di campionato è riuscito a centrare il quarto posto della fase iniziale nel girone C di questo campionato Under 17, e dunque la squadra amaranto ha conquistato l'accesso ai playoff in questo campionato Under 17, e se la dovrà vedere con il Pordenone, formazione che invece è arrivata prima nel girone A. Pronto ad andare su, sì, la battuta col destro che diventa un tiro. Beneghetti sopra la traversa, secondo corner per l'Arezzo. Parabola insidiosa questa calciata da Sussi. Lovisa, questa volta la palla è molto profonda, scavalca l'area di rigore, raccoglie Keurin che finisce giù, e c'è il fallo di Calussi secondo l'arbitro. Anzi, vediamo un po', calcio di rigore. Vediamo un po', proteste dell'Arezzo. Eh sì, proteste dell'Arezzo e calcio di rigore per il Pordenone. Controllo di Keurin, sembrava
quantomeno al limite. Bertoli, ha già fischiato l'arbitro, Bertoli contro Basile, Bertoli! E il Pordenone passa in vantaggio su calcio di rigore. Querin che era finito giù al limite. Partito Zamumer, posizione regolare. Zamumer se ne va sul fondo, Zamumer in progressione, saltato Tralci, palla dentro, Verdelli, bravo a recuperare, c'è però De Min, raccoglie De Min, controllo al limite, riapre dentro per il colpo di testa di Querin e poi la conclusione in rete di Bertoli che segna la sua doppietta, sembrava una palla vagante che invece è diventata letale per l'Arezzo. Bertoli si è coordinato benissimo dopo il solito tocco di Querin e Bertoli porta a 2 i gol del Pordenone, prima dal dischetto e adesso con questo preciso diagonale, e dunque strada adesso ancora più complicata per l'Arezzo. Attenzione che recupera vincente di Verdelli, attenzione al limite Sussi, nuovo per Verdelli, Verdelli in aria, Verdelli rimane in piedi, Zaccaro ha salvato Gigante. Subito l'attacco della formazione Amaranto, attenzione alla prima traversione, c'è Zaccaro, secondo palo, Zaccaro schiaccia, subito un'occasione dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa, la battuta, palla dentro, lo stacco, 3-0 Pordenone sulla battuta di Zamumer. E qui sorpresa la difesa dell'Arezzo, il gol di De Min che porta a 3 le reti del Pordenone. Battuta bene la punizione di Zamumer, ha schiacciato praticamente sganciandosi in solitaria e scavalcando il portiere Basile. De Min, ancora Tralci, avanza Tralci, attenzione lì che c'è Milanesi, buono il pallone per Artini, attenzione Artini, la mette bassa, filtra e davanti alla porta Tralci e Milanesi non trovano il gol. Zaccaro, lunghissimo il pallone, toccato da Cotali, 2 volte Cotali, attenzione al contropiede, 2 contro 2, attenzione allo scatto, c'è in mezzo Bertoli, vediamo cosa fa Luisa qui. Ha tutto da solo, tutto il campo per la conclusione. Che gol! Che gol! 4-0 del Pordenone, ha fatto tutto il campo prima di trovare questa gran conclusione. Zamumer che segna dunque il 4-0. 4-0 Zamumer. E qui contropiede perfetto, in solitario, erano 2 contro 2, ma poi alla fine era partito Zamumer. Ha fatto tutto il campo e poi ha trovato questa gran conclusione. Poco da dire, gran gol. E il Pordenone dilaga 4-0 al 24esimo. E l'arbitro fischia qui, ancora meno. Vince il Pordenone 4-0, doppietta di Bertoli, poi il gol di Querin e Zamumer, anzi di De Min e Zamumer, che hanno dato il 4-0, vittoria larghissima. Comunque applausi alla squadra di Beppe Forasassi che ha trovato una corazzata, ha cercato magari di incamerare la gara su altri binari, invece la gara ha preso il largo per il Pordenone. Insieme a mister Beppe Forasassi, difficile commentare un 0-4, certo la gara si è incanalata subito male. Per chi è difficile? Per te? Per me? Per te? Per me no, no. Facilissimo. Che c'è da commentare? Sì, si è incanalata su un rigore stupido, evitabilissimo, però probabilmente se una squadra poi dopo legittima con altri 3 gol e altre svariate occasioni vuol dire che è più forte, quindi dispiace perché probabilmente se non siamo stati i più brutti della stagione poco ci manca, e dispiace che magari siamo stati i più brutti proprio in questa occasione qui, probabilmente ci sarà da parlare, ma insomma penso che qualcheduno sia sceso in campo anche con un'emozione particolare addosso e questo non ha contribuito a far sì che la partita fosse fatta come si doveva. Sapevamo che era una signora squadra, lo ha dimostrato sul campo, quindi penso che sia molto facile commentare.
Perché poi quando Lorenzo ha avuto quegli sprazzi tipo all'inizio del secondo tempo, ha fatto vedere che ecco, rimanendo tranquillo, sì, no? Poteva qualcosina fare di più. Sì, sì, c'era la possibilità forse magari di riaprirla nell'ottica delle due partite. Però se non siamo riusciti a fare nemmeno quello, vuol dire che il risultato del campo va sempre accettato, e questo andremo a Pordenone per fare la nostra partita, per cercare di toglierci un'ulteriore soddisfazione, per giocarla come se fosse una partita tranquilla, e vedremo un po' che viene fuori. Speriamo che magari si giochi con un'attenzione, una convinzione, una determinazione forse un pochino maggiore. Immaginate che preparate in modo diverso, cioè magari tenerla più sul filo, no? Poi magari colpire come avete fatto in campo. Avevo parlato con i ragazzi che magari sarebbe stato bello che la qualificazione fosse in ballo anche nella partita di ritorno. Così probabilmente dobbiamo essere realisti, insomma non sarà, però questo non vuol dire che noi andremo a Pordenone per fare una gita, andremo a Pordenone per giocare. Chi vorrà giocare, impegnarsi alla morte andrà in campo, chi non lo vorrà fare starà a casa.